Bianca. Buonasera. Dall'altra parte c'è Cristina. Buonasera a tutti. E Serena. Ciao. Oh, oggi. Tanti auguri papà, un bacione. Ah, il tuo babbo, come si chiama? Giuseppe. Babbo Giuseppe. Vabbè, allora auguri anche da parte nostra a papà Giuseppe Correnti. Ed a proposito, Stasi. Eccola qua. Ciao Carlo. Ciao Antonella. Azzizzazzemu, azzemu zizi, e cazzizzazza. E mo? E mo? Uno, due, tre, quattro. Serena, di cosa parliamo questa sera? Questa sera parliamo di canzoni. Bene. Allora, secondo uno studio, ascoltare tutte queste canzoni rende felici. Tranne tutte rendono felici, quindi dobbiamo ascoltarle. È uno studio del... Ma sì, ascoltarla ci rende felici. È stata cantata da Gloria Gaynor nel 1978. E come fa? Così! Eh sì, rende felici, rende, va tutti allegri. Solo fecero anche Don't Look Back, bellissima, che forse solo il pomata si ricorda in questo studio. Andiamo da Luisa. Io dico che conviene non ascoltarlo. Sentiamolo. Eccola, un classico da ballare in discoteca. Pink Floyd, Comfortably Numb, 79. Del 79. E poi Sexual Healing. Scritta da David Reed, Odell Elliott Brown Jr. e Marvin Gaye. Venne cantata da quest'ultimo nell'82. Bellissima anche questa, mette decisamente. Tre lettere per te, la A, la B o la C? A. Beh, diamo la domanda corrispondente alla lettera A e scopriremo che tra Luisa e Adriana continuerà la gara che, come vedete, è tutta al femminile questa sera.